Cucureddu, abbiamo un problema da risolvere e quel problema sta lì dentro. Quindi per cortesia, fai quello che devi fare e risolviamola, perché sto iniziando a perdere la pazienza, chiaro? Oh, c'era un altro scrigno che non abbiamo visto. Che cos'è questo? E che cazzo? Un intero set, come al solito ormai. E vabbè. Oh, aspetta, ci hanno invaso, aspetta che me ne devo andare velocemente. Se no finisce a schifio. Me ne vado così almeno. No, scendi con attenzione. Io continuo a non sapere dove sia l'invasore, quindi mi addentro nelle grotte che magari mi va pure più facile. E come potete sentire dal suono, è tornato il nostro amico microfono. Addentriamoci prima che sia troppo tardi. Da dove cazzo si entrava? Vabbè, che dirai? Cosa cambia? Sempre ci muori qua dentro, quindi. E per tua informazione, l'invasore ancora non se n'è andato, quindi mi sa che mi conviene scendere alla velocità della luce. Eccolo qua, sempre lui. Ma porco Giuda, dov'era l'invasore fino adesso? È arrivato dal nulla proprio. Eh no, non si fa così. Bastardo, c'è uno scudo da 12 tonnellate. Uff. Finisce malissimo qui. Finisce uno schifo. No, io non ci posso entrare. Ma che ca... Sì, vabbè. Teletrasport. Brava, beh, certo. Mi sembra giustissimo. Proprio nessuna... Non ho niente da dire. Tutto a posto. E si parte col botto anche oggi proprio. Torniamo dove eravamo rimasti, a farci ammazzare, perché ormai se non sono i golem sono i precipizi, se non sono i precipizi sono le invasioni. Quindi giustamente continuiamo su questa strada. Vediamo in quale maniera creativa ci lasceremo la pellaccia a sto giro, che ormai ho visto scopriamo modi nuovi ogni giorno. Le mie anime sono giù. Beh, mi sembra una scelta. Ok, bravissimo Cucureddu. Andiamo a riprenderci quello che abbiamo lasciato. Cerchiamo di capire dove cazzo dobbiamo andare, che abbiamo ancora quel piccolo problemino da risolvere. Se magari scendi Cucureddu, anche se devo presumere che a questo punto più che scendere qui, dicevo, più che scendere lì posso scendere qui. Così magari evito anche di subire danni come un deficiente, che insomma non credo sia il massimo della vita. Dovremmo proseguire di qua. Ok. Posso rimanere sospeso nel nulla fino a quando non capisco dove devo andare. Ecco, qui sorge il problema. Immagino che dovrò prendermi dei rischi inutili per arrivare dove voglio, ma purtroppo dovrò farlo. Tipo, per esempio, saltare da qua giù e fallire miseramente perché siamo dei deficienti. Sempre meglio, ragazzi. Riecchisce qua. Io ormai non so più dove sbattere la testa, perciò mi domando solo dove sto sbagliando nella mia vita. E io ancora continuo a non capire dove esattamente dobbiamo andare. Aspetta, prima prendo le anime, perché mi sa che avevo la soluzione davanti agli occhi e io scemo che stavo andando avanti come un idiota. In questo posto tutto ti lascia fare fuorché... Dove stai andando Cucureddu? Bravissimo. In questo posto tutto ti lascia fare fuorché capire. Aspetta. Ma porco Giuda, non l'avevo visto! Caduta imminente, quindi significa che devo scendere qua. Vedo un'ombra minacciosa alle mie spalle. Dove cazzo stai mirando, Cucureddu? No, no, no! Non sapevo. Anche lui si è suicidato insieme a me. Adesso, Cucureddu, per cortesia. La strada la sappiamo. Dove dobbiamo andare lo sappiamo. Perciò, per cortesia, evita, puttana la miseria, di inciampare, di scivolare, di cadere, di farti colpire, di sbagliare strada, perché adesso mi sono veramente
cagato il cazzo. Perché non è possibile che siamo qua da una settimana dietro a sta cazzo di... dietro a sta cazzo di caverna. Per l'amor del cielo, Cucureddu, fai quello che devi fare. Vai dove devi andare e andiamoci, perché mi sono rotto i coglioni, ok? Allora, no, ecco, vedi quello che ti ho appena... No! Cucureddu, se vuoi chiedo la 104, eh? Perché mi sa che ti serve, eh? Secondo me se fai domanda te la danno, eh? Adesso, Cucureddu, o ti fai sistemare quelle caviglie, perché vedo che stai camminando tutto storto, c'è un sassolino nell'armatura, dimmelo, perché ci tengo a evitare che tu ti spiaccichi da qualche parte, perché vedo che ti stai divertendo un casino a farlo. Hai qualche tendenza masochista che non mi hai fatto vedere, cioè non è possibile che tu ogni volta debba schiantarti da qualche parte, devi scivolare sopra sti... Prendi delle scarpe antinfortunistica, fai qualcosa, perché veramente basta, Cucureddu, eh? Hai rotto i coglioni, ok? Scendiamo molto lentamente e cerchiamo di capire il da farsi. È possibile che ci sia una strada qui? Sì! Vediamo, adesso inizierà il terrore puro. Cerchiamo veramente con grandissima calma, Cucureddu, perché veramente basta, di arrivare dall'altra parte. Grandissimo, fenomeno numero uno. Adesso no, esploriamo un altro giorno. Adesso cerchiamo di sopravvivere. Ok, devo pensare che bisogna andare da quella parte, giusto? Andiamoci con molta calma, con grande tranquillità, cercando di non fare cazzate, ok. Un po' di terraferma che mi stavo... Ma vaffanculo, sono tornato indietro! Vaffanculo, sono tornato indietro! Era tutto troppo bello, ovviamente. Però questo significa... che ci potevo passare dritto senza dover fare nessun casino di sorta. Il problema è che mo' vatti a fidare. Io mi rifaccio la strada all'indietro, che non si sa mai. Vediamo di capirci qualcosa. Giù da un infarto mi stava venendo. Ok, devo proseguire di qua. Ok. Il problema è per quanto devo proseguire, che io mi sto cagando in mano in una maniera che non siete capaci di concepire, ve lo garantisco. Madonna santissima della Vergine del Guadalupe. Ok, cerchiamo veramente di vedere ogni singola lucina strana, perché qualunque cosa può... Ah, ok, devo andare di là. Quando sono percorsi molto lunghi è un attimo far cagate. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Che bello. Che cazzo sono quelli? Sono delle ostriche giganti, che? Sono delle ostriche di ghiaccio. Oddio, sono anche abbastanza minacciose. Io secondo me con voi ci muoio, perché non mi date neanche molta opportunità per... vabbè, là. Sentite, facciamo un altro giorno, dai, che non ne voglia. Facciamo che preferisco mandarvi a cagare piuttosto che morire con voi. Sì, però se ti sposti dalla teleca... Sarola, cosa sarebbe questo, scusa? Perché hanno smesso di... Oddio. Che Dio ce la mandi buona. Perché mi sa che siamo arrivati... Ve lo ricordate il tipo dell'altra volta, vero? Quello che ci ha seccati agli archivi del Duca? Ecco. È proprio lui. E sarei curioso di sapere come lo ammazzo io sto coso. Sul serio. Come? Ok, stiamo calmi. Stiamo molto calmi. No. Dietro ci sono i... Oddio, ce n'è entrato uno nella... nell'arena, porca miseria. Non fare cazzate con la coda, tu, eh. Ce l'ho attaccato al culo. No, porca miseria. Questo è un problema.
Però questo lo so anche io come si fa. Mi sa che ti ho un attimino reso la vita problematica. Vediamo un attimino di gestirlo adesso, lo stronzo. Quante code ha soprattutto? Che è la cosa che mi inquieta più di tutte. Oltre al fatto che ho un'ostrica gigante che sta cercando di uccidermi. Cosa sta succedendo nella mia vita? Non vedo un cazzo. Dove sono? Telecamera di merda. Ecco, grazie. Il compenso sta danneggiando anche lui, quindi... Vabbè, mi sa che devo ammazzarti, vero? Se no... Ok, meno male. Sembravano più pericolosi. Veniamo a te, Sif. No, vabbè, sì, il raggio della morte. Mamma mia, Sif, sei una menata di... Indovino, beh, me lo aspettavo, stavo per dirlo. Non è che per caso c'ho un attacco con un'esplosione. Madonna, una fantasia nei moveset i boss, che non vi dico, eh. Oddio, non sembra neanche impossibile, dai. Ce la sembra di potercela fare. Mi sembra, eh. Beh, no... Male non gli sto facendo, bene non gli sto facendo, diciamo. Sembra anche che non ci stia nemmeno cercando, cioè non ci sta attaccando. Meglio, sta provando ad attaccarci, ma niente di trascendentale. Ecco, finito di dire 12 secondi fa. Però ridendo e scherzando è a metà barra lo stronzo, e quindi non è impossibile. Però devo fare una faticaccia. L'importante è che non rompa i coglioni con la coda. Perché lo sto attaccando solo lì. Però ormai sta per morire, quindi mi sa che ci siamo. No, dove stai andando, Cucureddu? Concentrato. Dai che manca pochissimo. Porca miseria, dai, eh. Grandissimo Cucureddu, precisione millimetrica come sempre. La! Buonanotte anche al senza scaglia. Ci è voluto meno di quello che mi immaginassi. Un'altra anima, e direi che veramente siamo a, proprio il caso di dirlo, perdonatemi il francesismo, a una scorreggia dalla fine. Ah giusto, l'anima di Sif non la posso usare perché serve di Sif, anzi perché usiamo la lingua inglese come deve essere usata. E direi che possiamo proseguire. Dobbiamo innanzitutto tornare al santuario delle Chiamme del Fuoco. Ci aspettano momenti divertenti adesso. Ma tanto, eh.